Perché ho scelto Carosello? Beh, è abbastanza facile. Tra l'altro ho scelto delle parole su dei fenomeni o delle forme espressive che però sono nate nel decennio precedente, no? La guerra di Corea è nata negli anni 50, le migrazioni negli anni 50 e Carosello, se non sbaglio, è stato il primo Carosello nel 1957. L'ho scelto anche per parlare, per ricordare di nuovo il ruolo che Milano ha avuto nell'industria cinematografica italiana, perché Carosello è stato prodotto da una società di produzione di Cologna, che aveva sede a Cologna Monzese, la Gamma Film dei fratelli Gavioli, che è stata per un certo periodo la principale casa di produzione di disegni d'animazione, di cartoni animati in sostanza d'Europa, riuscendo ad avere anche 150-200 disegnatori, quindi ha lanciato anche. È stata una cosa abbastanza importante, ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 1965. Carosello certamente, come dire, è nel ricordo di tutti, credo, come una delle cose più simpatiche, più dolci, no, della nostra televisione. Primo perché era una cosa, come dire, che si rivolgeva ai bambini. Dunque le regole del Carosello erano rigide, non doveva durare più di un minuto e 45 secondi. Meno, scusate, di un minuto e 45 secondi e non più di 2 minuti e 15 secondi, ma soltanto gli ultimi 35 secondi potevano essere dedicati alla pubblicità. Tutto il resto era dedicato a una storia, era dedicato a quello che ricordate, le figure rimaste nella memoria di tutti. Ma il Carosello, secondo me, ha rappresentato a un certo punto, come dire, l'unità della famiglia, no? Cioè, nel senso che la famiglia si raccoglieva davanti alla televisione in quel momento, tutti quanti, dai bambini agli anziani, eccetera, mentre gli altri programmi probabilmente selezionavano, li vedeva una volta un adulto, una volta un bambino, Carosello riuniva la famiglia, cioè aveva questo potere enorme di riunire la famiglia, tant'è che allora si diceva, bambini, guardate Carosello, dopo Carosello tutti a nanna, no? Ecco, questa, come dire, forza di coesione sociale che ha avuto Carosello, va al di là di quelle che sono le sue caratteristiche, se vogliamo, artistiche, la sua capacità di, come dire, di fare pubblicità in maniera non aggressiva, non opprimente, non invadente, come quello a cui ci è toccato assistere poi negli anni successivi. Quindi Carosello rappresenta un fenomeno sociale, secondo me, di grande, come dire, di grande, anche di grande dolcezza e simpatia, dall'altro canto rappresenta una storia, un periodo, come dire, in cui la grafica italiana, in cui l'arte italiana aveva dei livelli di vertice assolutamente mondiali. Diciamo, oggi come oggi voi potete anche visitare un museo in cui trovate l'intero archivio della Gamma Film. Cosa è accaduto? È accaduto che quando hanno chiuso la loro azienda, poi questi fratelli che sono deceduti, tutto questo materiale, gli archivi, le pizze, eccetera, doveva essere, o veniva disperso o poteva essere collocato. Ed è stato collocato presso il Museo di Storia dell'Industria e del Lavoro di Brescia. Questa è un'istituzione che forse i milanesi lo conoscono poco, ma fanno male perché in realtà questa istituzione ha salvato moltissime cose della storia industriale di Milano che nessuno a Milano voleva accogliere, e in particolare della storia della produzione cinematografica a Milano. Per esempio, hanno raccolto tutto l'archivio e tutti i materiali della Donato, che era la più antica casa di produzione milanese degli anni 30, e hanno raccolto, per esempio, tutto il materiale, i macchinari della Cinemeccanica. La fabbrica, non so se vi ricordate, che stava, la piccola fabbrica stava in Viale Lombardia e che produceva appunto moviole, apparecchiature, eccetera. Quindi ha raccolto, diciamo, sia queste apparecchiature che questi prodotti di grande valore in questo museo che sta a Rodengo Saiano, lo stai, un'area dove c'è un outlet. No, in questo outlet c'era un magazzino vuoto di 30.000 metri e un sindaco leghista, molto più dinamico di sindaci di sinistra che per 30 anni hanno promesso di fare questo museo a Brescia, non sono riusciti a farlo, ha detto se volete venite qua, mettete la roba. E questa è una delle sedi, c'è tutta una sezione di questo museo che vi invito a vedere dedicata proprio alla cinematografia, dove sono
come dire, esposti sia questi vecchi macchinari, sia diciamo, possono vedere alcune di questi film. Li potete vedere anche in rete sul sito www.musilbrescia.it e alcuni di questi sono veramente dei capolavori, per esempio perché Gavioli non faceva soltanto i caroselli, fece anche dei lungometraggi, uno ricordo con particolare piacere, nel 1961 ricorreva il 100° anniversario dell'Unità d'Italia e fecero un bellissimo cartone animato intitolato La lunga calza verde, che voi se qualcuno ricorda, La lunga calza verde significa che Cavour il grande tessitore, no? E fa la maglia e l'Italia questa calza che lui tesse, eccetera. E poi ne fecero degli altri. Quindi, diciamo, ricordare Carosello significa ricordare molte sfaccettature di questa Italia degli anni 60.